Siamo qui oggi per parlare di futuro della, anche della Torres femminile. Domenica dopo la partita l'allenatore Capitani insomma, ha detto chiaramente che il futuro delle due squadre è legato alle risposte che devono arrivare, che si aspetta che arrivino in tempi brevi dalle istituzioni, quindi dalla regione e dal comune, per problematiche diverse ma insomma che hanno lo stesso risultato alla fine, che è poter programmare. Sono finiti i campionati, le ragazze hanno disputato un ottimo campionato di Serie A, sono arrivate sesta, sono rimaste a distanza dalla zona critica, sia quella della retrocessione molto distante che quella della zona play-out, quindi hanno tutto un risultato, strepitoso per quella che è stata l'annata, cioè un'annata di rinascita, perché tutto quello che è stato il progresso, tutto quello che è stato prima, insomma, lo conosciamo tutti, quindi quello che ha fatto la Torres femminile in questi anni lo sappiamo, gli scudetti, le supercoppe, tutti quei titoli che ne hanno fatto appunto la squadra più titolata d'Italia. Questa squadra oggi è un patrimonio di questa città, lo era prima, lo è oggi e lo vuole essere in futuro. Per questo motivo siamo qua, perché le risposte che si attendono appunto dalle istituzioni riguardano anche loro. Giorgia Motta, Betta Tona e Giulia Domenichetti sono tre colonne di questa squadra, sono qui a Sassari da tanti anni, hanno vissuto un po' tutte le epoche e tutti i periodi e vorrebbero continuare ovviamente a viverli qui a Sassari, perché hanno indossato questa maglia veramente per tanti anni con grande dignità, con grande orgoglio e devo dire con grandi risultati. Quindi insomma sono loro, credo, le persone più adatte per poter parlare dell'argomento di oggi. Quindi insomma, io lascio soltanto la parola a loro, anche per far capire qual è la preoccupazione che c'è adesso intorno anche alla scuola femminile. Le parole del Presidente le abbiamo sentite tutte, o le avete dette tutte comunque. Io e 12 anni che sono qui, Giulia quasi e Giorgia tanti, non porto un mese. Mai come adesso siamo preoccupate, lo dico siamo perché tanto è un po' un discorso generale. Siamo preoccupate del futuro della società, siamo preoccupate del nostro futuro, e siamo preoccupate del futuro della squadra maschile, che ha una tradizione centenaria, e femminile, che come ha detto Giulia è la squadra più titolata d'Italia, ha fatto la storia del calcio femminile, forse è giusto anche dire è la storia del calcio femminile. Sono stati 27 scudetti, 8 supercoppe, 7 Coppa Italia, 2 Italy Women's Cup. E si è partecipato a quella competizione che penso tutti sognano di poter fare e che pochi possono fare, che è la Champions League. Quindi proprio grazie anche a questa competizione abbiamo portato in giro, oltre che il nome della Torres, il nome di Sassari e il nome della Sardegna, in tutta la Sardegna stessa, l'Italia, ma anche in Europa. Quindi quando uno pensa alla Torres, anche in Europa stessa uno associa la Torres a Sassari. Quindi penso che questo deve essere un orgoglio per la città e per la Sardegna stessa. Parte di questa storia dei 7 studenti, 8 supercoppe eccetera l'abbiamo vissuta e scritta anche noi, quindi sappiamo la fatica e i sacrifici che ci vogliono per fare tutto questo. Quindi dopo le parole del Presidente siamo, come appena detto, preoccupate. Sappiamo che a settembre, inizio anno, la Regione aveva stanziato tot soldi, penso l'assessorato al turismo, se non erro, 175.000 euro per la femminile, molti di più per la maschile e per altre squadre. Ci chiediamo perché questi soldi sono stati stanziati e non vengono erogati, come mai non sono arrivati alla società. Sappiamo che da un paio d'anni che il Presidente, noi è un anno che siamo qui ma sappiamo che di più, va avanti solo grazie alle sue risorse, a soldi che mette lui. Quindi probabilmente credo sia arrivato il momento che anche qualcun altro lo aiuti, soprattutto perché per questi soldi, per esempio, c'era un decreto, una delibera. E quindi se c'è una delibera i soldi ci devono essere, se sono stati stanziati di conseguenza devono arrivare. Quindi non penso che adesso la Regione stessa possa fare un passo indietro e dire no, io non lo do. Quindi penso che questo sia uno dei punti importanti
spero che la Torres continui a andare avanti a esistere. E penso anche, come tutti sapete, che anche il comune deve fare un po' la sua parte. Io e anni veramente che sono qua, non ho mai avuto nel senso la femminile, ma anche la maschile, un campo dove allenarsi. Giriamo tra Carbonazzi, ho girato a Codongiano, Usini, Olmedo, e anche la maschile, Ossi, Termo, insomma, tanti campi. Abbiamo visto un po' l'Interland. E quindi anche questo penso che sia un po' strano. Come ha detto il Presidente, probabilmente ci servono risposte a lui per continuare, a noi per poter far continuare quel sogno e continuare a scrivere quella storia che abbiamo fatto per 30 anni e la maschile per un centinaio probabilmente. Quindi niente, noi siamo qui solo per chiedere anche noi risposte e capire se questo sogno può continuare o diventerà un incubo. Giorgia, Giulia, volete aggiungere qualcosa? Vai Giorgia. No, io volevo dire una cosa proprio riguardo, un po' più ampia, riguardo al calcio femminile, magari per chi non lo sapesse, tra un mese, penso più o meno inizia il mondiale, che da noi magari è una cosa che non si sa niente, eccetera, però in altre parti del mondo è un evento importantissimo e quindi la FIFA, la UEFA stanno lavorando moltissimo attorno al calcio femminile. Noi Fraternità sabato abbiamo giocato a Como, abbiamo incontrato il presidente Tavecchio per caso, abbiamo scambiato due chiacchiere e lui ci ha detto che l'obiettivo comunque è quello di convincere, lui ha detto io devo convincere i presidenti delle squadre maschili ad avere il settore femminile, ma c'è da lavorare, c'è da convincere. Quindi io vorrei far notare che nonostante tutti i problemi, nonostante sia stato un anno complicatissimo, comunque a Sassari siamo anche all'avanguardia perché comunque la prima squadra che è davvero la stessa società, perché ci sono tante squadre in Italia per anni che dicono ci diamo la maschile, ci danno le maglie, invece cioè, comunque la società è un'altra. Quindi voglio dire abbiamo già fatto quel passo in avanti verso quello che sarà il futuro, perché ripeto stanno uscendo proprio delle norme della UEFA proprio verso questo, per avere tutti un'impronta del genere, quindi ci siamo, però non, cioè, bisogna lavorare, come ha detto lei, serve una struttura, serve un centro sportivo, servono le giovanili, non è che dal giorno alla notte puoi creare una società maschile e femminile e pensare che possa andare tutto bene, servono delle strutture, servono dei progetti, dei programmi e per fare questi programmi il Presidente c'è chiaramente, giustamente, secondo me che non può essere da solo, che ha bisogno di tutti della città e per quanto mi riguarda e ci riguarda credo che insomma ce lo meriteremo questo aiuto. Giulia. Sì, no, vabbè, ovviamente concordo con tutto quello che è stato detto finora. Io vorrei ribadire il fatto che, non so, noi sentiamo tante cose dette, scritte, anche in varie, dette anche dal Presidente in varie conferenze, c'è chi sostiene che lui non sia ben voluto, che c'è chi preferirebbe, diciamo, che se ne andasse dalla Sardegna, eccetera. Io dico, non so se queste cose siano vere o non vere, eccetera, io penso che chi di dovere abbia il dovere, appunto, a prescindere da queste diatribe, da queste problematiche, di mettere davanti a tutto l'interesse in questo caso della Torres femminile, della Torres maschile, della realtà sportiva sassarese e di quello che queste due squadre hanno rappresentato, parlo della femminile in prima persona e anche della maschile in terza persona non essendo coinvolta, però quello che appunto abbiamo rappresentato per la Sardegna e non solo per Sassari in tutti questi anni, io credo che, io ho sempre detto che la Torres femminile a mio avviso è una gallina dalle uova d'oro perché appunto è una realtà che porta in Europa e in Italia il nome non solo di Sassari ma della Sardegna tutta, è ben voluta dappertutto, se parli di Torres femminile a un cagliaritano non reagisce come se parli di Torres maschile, per dire, e veramente c'ha una visibilità che se sfruttata potrebbe dare enormi vantaggi. Il problema è che secondo me siamo state sfruttate poco sotto certi punti di vista
E come dici te, come hai detto tu, come ha detto Betta, come ha detto Giorgia, anche è importante, e come ha detto il presidente, è importante la programmazione, è importante che ci sia sostegno intorno, ci sia interesse nel far crescere questo progetto, perché noi siamo, come ha già detto Betta, molto preoccupati, è normale. Avete delle domande, le ragazze sono qua. In generale, appunto, avevo spiegato perfettamente, però il rischio concreto è perdere la torre su miglia, e con la torre su miglia si perderà neanche probabilmente il faro per tutte quelle ragazze che in Sardegna vogliono fare calcio, perché comunque è inutile regalo, non serve un traino, serve una squadra che abbia, nel vostro caso, più visibilità che è ridotta al minimo per colpe che conosciamo tutti e per situazioni che conosciamo tutti. Ecco, questo rischio però quanto potrebbe pesare sull'economia calcistica femminile della Sardegna? Io penso che se la torre femminile non esista più, con tutto il rispetto per le realtà minori, ma il calcio in Sardegna muore, il calcio femminile. Poi sì, esistono altre realtà comunque solide da molti anni, Caprera, l'Oristano, il Villa Cidro, e niente da togliere, però insomma la torre femminile è un'altra storia a livello di storia, appunto, di storia di storia. E poi comunque era anche dicendo il girando, poi per l'accento andavamo anche nelle varie ambasciate, cioè comunque ci conoscevano. Poi è vero, è quello che noi diciamo stranissimo, perché poi arriviamo al campo a giocare e non c'è mai nessuno, eppure ovunque andiamo per strada, cioè ci conoscono tutti, sa? E non solo qua, ti dico, anche quando andiamo all'estero, capito, perché poi stati diciamo sono ovunque, perché ci sono circoli stati dappertutto. E quindi li vedi proprio orgogliosi di noi, cioè di quello che facciamo. Poi si vede che è ancora uno sport puro, dove non ci sono di mezzo i soldi, quindi mantiene quella purezza. Secondo me è qualcosa che comunque il tifoso avverte, quindi comunque si affezionano subito tutti, e sarebbe secondo me un vero peccato, capito, far morire una cosa così bella. Perché come dici te, appunto, è tra gli altri. Tra l'altro, se vogliamo aggiungere, è anche la squadra più importante femminile, cioè che a livello più alto, perlomeno in Sardegna. Sì, ma anche, cioè, fino a settembre eravamo quinte nel ranking mondiale, quindi forse qualcosa è stato fatto. Non so se l'ambiente lo è stato. Quindi naturalmente comunque se le risposte sono la base principale, a quel punto deve partire la programmazione, penso che voi siate anche disposti a, cioè mi sembra di capire che se ci sono le condizioni, se ci sono le risposte alla programmazione, ci si può contare ancora su questa torre, no? Certo, serve una svolta sotto ogni punto di vista, serve comunque ricominciare davvero. Questo è stato l'anno un po' di transito per come l'abbiamo vissuto noi. Noi ovviamente siamo qui da tanti anni, come ha detto Giulia, abbiamo vissuto di tutto, e quindi questo secondo me è proprio il momento in cui si decide: o si molla tutto o rimaniamo, ma facciamo le cose fatte bene. Penso che sia la stessa cosa che intende il presidente praticamente, e noi certo siamo pronti, siamo qui apposta, però con altre, cioè servono altri stimoli, altre idee, presupposti. E voi che tempo vi siete poste fin quando siete disposte ad aspettare la torre, se quindi comunque il comune, la regione? Beh, non so se dipende da quello soltanto da loro, nel senso che sì, il presidente come giocatrice, capito? Immagino che se malauguratamente non ci dovesse essere un futuro qui, il vostro futuro sportivo potrebbe essere da qualche altra parte, il vostro malgrado. Ma difatti i tempi devono essere abbastanza brevi, noi speriamo in risposte imminenti, perché come hai detto tu, poi noi che iniziamo a essere anche grandicelle, nel senso comunque bisogna iniziare a pensarci, perché è vero, qua stiamo bene la nostra squadra, però comunque anche il nostro lavoro, quindi era quella, sì sì, deve essere. Se c'era un termine ultimo, diciamo. No, è sempre vincolato, insomma, fino a un certo punto, però tanto fa. Legato alle risposte, insomma, che si cioè, risposte non c'è una grandezza, nel mio tempo possibile. Se avete altre curiosità? Là, ad esempio, perché chiaramente noi viviamo una realtà a Sassari, io non so, una volta sono venuto con voi in trasferta, ma fuori il calcio femminile come viene vissuto? Cioè, la Sardegna e la Sassari è una situazione particolare, oppure c'è attenzione in Italia? O in Italia che è proprio un...
Beh, in Italia rispetto all'Europa è molto indietro, sì, però Sassari è strano come piazza, cioè lo stadio non riempi. Neanche nelle grandi occasioni. Neanche nelle grandi occasioni, esatto. Io l'anno che sono andata via, che ho giocato a Udine, a Chiasiellis, una squadra che aveva, diciamo, velleità di fare il salto di qualità, quindi non eravamo una brutta squadra, sicuramente non puntavamo a vincere, eccetera, una squadra di fascia medio-alta, però la tribunetta era sempre strapiena e comunque sia l'anno scorso a Brescia noi abbiamo fatto partite scudetto qua con 100 persone, arrivavamo a Brescia, ce n'erano, a Brescia l'anno scorso ce n'erano quante? 2.000, non lo so, 2.000, non sono riusciti a farli entrare tutti, comunque avevano messo delle tribune supplementari, non sono riuscita a farli entrare tutti, gente seduta per terra, bello. Vabbè, già anche qualche anno fa contro il Vallolino, ti ricordo, il nostro schiletto, forse giocava ancora là, e lì uguale la nostra tribuna in più era piena, non si parla certo di numeri come incontri magari in Europa, che però se ci da voi la gente era fuori. Quindi anche un problema molto di cultura sportiva riferita al pallone femminile. No? Sì, ci sono tanti margini di crescita. Io ho sentito spesso il presidente che dire voglio sapere se a Sassari è possibile fare calcio oppure no, e penso che vogliamo saperlo anche noi, cioè questo è il concetto, vogliamo sapere se a Sassari si può ancora fare calcio oppure no. Dico si può ancora perché l'abbiamo fatto in passato, negli ultimi anni abbiamo tirato avanti grazie a noi, bisogna essere sinceri, cioè penso che sia ormai il dominio pubblico, quindi grazie a noi, alla nostra professionalità, al nostro attaccamento e a poche altre persone che ci hanno aiutato. Adesso vogliamo sapere se si può ancora fare calcio oppure no.